appunto abbiamo, a partire dalla, diciamo, da questa equazione generale che in primo luogo guarderemo come su una, diciamo, in coordinate cartesiane, andremo a risolvere questo tipologia di problema, cioè un problema monodimensionale in cui abbiamo delle condizioni al contorno del primo tipo, quindi abbiamo la temperatura imposta, superiamo il tipo 1, ovviamente su tutte e due le superfici, t con 1 e t con 2, giusto? Bastano queste due informazioni per risolvere tutto il dominio che sta qui dentro? Sì o no? Certo che mi basta. Non, cioè, qualora avessi delle condizioni, se questo fosse finito, per risolvere avrei bisogno pure delle condizioni al contorno qua sopra e qua sotto. Ma poiché è una lastra piana infinitamente grande, ovviamente non ho bisogno delle condizioni sopra e sotto, perché non ci sono, ma non è infinito. E quindi ovviamente non ho bisogno di queste altre due condizioni al contorno di, diciamo, di chiusura. Vabbè? E neanche ovviamente, diciamo, parallelamente alla lavagna, la temperatura è sempre la stessa e tipo comunque è sempre la stessa, giusto? Vi è chiaro quindi la lastra piana indefinita cosa è? Immaginate questo tavolo. Quest'altra, diciamo, un tavolo di questo tipo, ancora conosco la temperatura qui sopra, su questa faccia e quest'altra faccia. Il tavolo però è finito, quindi teoricamente questa relazione che io studierò va bene per un tavolo che è infinitamente lungo e infinitamente largo. Quando potrò considerare più o meno valide queste condizioni? Quando le dimensioni della piastra sono molto più grandi rispetto allo spessore. Cioè, che cosa succederà? Quando io ho una piastra molto grande e quello spessore è molto piccolo, questa relazione vale se questa, diciamo, ripeto, è molto 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 vicina, quindi questo spessore qua è più piccolo sia rispetto alle 1 sia rispetto alle 2, e ovviamente che cosa dovrà anche, diciamo, verificarsi? Che, diciamo, la mia condizione ovviamente qui nel cuore della piastra è rigorosamente ingegneristicamente vera, sul bordo invece non varrà più. Quindi attenzione a utilizzare queste relazioni che noi vedremo, anche compresa l'equazione di Fourier che già abbiamo dato, perché queste vanno benissimo, possiamo considerare sicuramente una lastra di spessore piccolo, cioè la possiamo considerare come se fosse una lastra piana, quindi risolvere in questo modo, ma se io poi vado a fare le misure lungo questo bordo, mi accorgo che poi le cose non funzionano più bene. Quindi le misure, diciamo, rispondono perfettamente qui al centro della piastra, in questo senso, nella parte ovviamente centrale. Chiaro? Quindi poi dovremmo studiare poi questi bordi, in qualche modo poi dovremmo risolverli in altro modo. Per esempio nei corsi che facciamo di energetica dell'edificio, questi bordi vengono studiati con il cosiddetto l'approccio dei ponti termici. Quindi è un approccio particolare con dei coefficienti lineici che, diciamo, che servono appunto a passare queste condizioni di monodimensione. Ma stiamo parlando di corsi che vedrete, quindi per il momento ci fermiamo al concetto di lastra piana e alla sua ingegnerizzazione, quindi quando possiamo far valere questo concetto. A questo punto la matematica è molto semplice, è d quadro t su dx al quadrato uguale a 0, va bene? Cioè il laplaciano uguale a 0 nel caso di monodimensionalità si riduce a un'equazione ancora più semplice che è questa, dove le condizioni al contorno quali sono, ragazzi? Per, ovviamente vado a mettere la x, questa è x uguale a 0, quindi per x uguale a 0 t uguale a t con 1, x uguale ad l, t uguale a t con 2. Queste sono le due condizioni al contorno che mi servono a integrare questa equazione. Vedete, questo, la lastra abbiamo detto che è di spessore l, va bene? Abbiamo visto questo è t con 1 e questo è t con 2, x uguale a 0, t uguale a t con 1, x uguale a l, t uguale a t con 2. Ci siete? Noi già sappiamo il flusso a quanto è uguale in questa situazione, ve l'ha detto già Fourier. Okay. Adesso dovremo eventualmente ricavare nuovamente a partire da questa situazione. Possiamo integrare a questo punto, facciamo l'integrale generale, ve lo ricordate? Come si fa? Dt su dx, a questo punto non è neanche più la derivata parziale, giusto? Posso anche sostituire d quadro t su dx al quadrato, va bene lo stesso, anzi, diciamo, a rigore è così, quindi dt su dx uguale a c con 1, integrale generale, ho fatto la prima integrale, dopodiché continuo a integrare, quindi ciò che la temperatura t di x, bene,
ovviamente è monodimensionale, quindi c'è soltanto una dipendenza lungo la x della temperatura, non c'ho più dipendenza né lungo la y né lungo la z, altrimenti avrei dovuto mettere gli altri due termini. È chiaro che se il campo è monodimensionale c'è solo questo, se fosse bidimensionale come sarebbe, ragazzi? XY, giusto? Tridimensionale, abbiamo detto t di xy z, e ovviamente diciamo condizioni non ovviamente varianti diciamo in termini di tempo, diciamo non stazionare, c'ho anche la tempo. Quindi questi sono i diversi livelli di complessità che possiamo avere, giusto? Nel caso in cui è monodimensionale la situazione è molto semplice, perché ovviamente la temperatura dipende solo dalla x e quindi abbiamo eliminato la derivata rispetto a y rispetto a z, perché nulla, trovate? Quindi ancora, derivando ulteriormente, t con x uguale a c con 1 per x più c con 2, questo è l'integrale generale che avete già fatto in matematica, analisi l'avete già studiato. E in particolare con queste condizioni al contorno possiamo trovare anche il valore delle costanti. Andiamo a trovare. Per cui abbiamo che per x uguale a 0 questa relazione diventa t uguale c con 1 per 0, praticamente 0, giusto? X uguale a 0, c con 1 per 0 fa 0. Quindi questo uguale, quindi t con x per x uguale a 0 diventa t con 1, t con 1 uguale a c con 2, e questa è la prima, diciamo, è per la prima condizione al contorno. Bene? Mettiamo la seconda condizione al contorno, t con 2 a questo punto, perché t per x in x uguale a x con 2, ovviamente questo è x. Ovviamente questo è x con 1 e questo è x con 2, ragazzi, altrimenti non diventa un po' indefinito. Questo è x nelle condizioni 1, t uguale a t con 1. X nelle condizioni 2 la chiamiamo x con 2. Quindi t con 2 uguale, in questo caso, a c con 1 per x, abbiamo detto x con 2 è L, più c con 2. E quindi il nostro... la nostra c con 1, la nostra c con 2 è semplicemente uguale a t con 1, la nostra invece t con 2, c con 2, la nostra c con 1 è uguale, c con 2 è uguale a t con 1, e c con 1 sarà uguale a t con 2 meno t con 1 diviso L. Rimetto dentro questa equazione generale questi valori delle costanti, e così ho trovato l'integrale particolare, quindi t con x meno, facciamo così, meno t con 1, lo porto da quest'altro lato, è uguale a t con 2 meno t con 1 fratto L moltiplicato x. Oppure, se volete, t con x uguale a t con 2 meno t con 1 per x più t con 1, stessa cosa. Come lo volete esprimere, così lo volete esprimere. Con le due forme. Quindi a questo punto abbiamo trovato la funzione che cercavamo. Cioè, è una espressione lineare, vedete? Quindi la temperatura qui varia linearmente tra t con 1 e t con 2 e assume ovviamente valore t con 1 qua, t con 2 qua, quindi l'equazione che stiamo cercando è l'equazione di una retta. Quindi, se la conducibilità termica nel nostro integrale lo consideriamo costante, come abbiamo fatto in questo caso, perché abbiamo considerato la k costante, ricordiamoci, nel nostro integrale, l'abbiamo portata fuori dal segno della derivata, e quindi se la k non dipende dalla x abbiamo questa relazione. Quindi stiamo sfruttando, ragazzi, nel fare questa relazione, diciamo, nel fare questa, diciamo, nel trovare questa, diciamo, questa funzione, noi stiamo sfruttando una seconda ipotesi, non più soltanto l'ipotesi di isotropia. Ve la descrivo questa relazione, ve la ricordate? Senza l'ipotesi di isotropia che cosa avevamo fatto? Abbiamo portato anche fuori, diciamo, oltre a mettere le costanti uguali, abbiamo pure portato fuori dal segno di derivata la t. In realtà stavamo facendo una seconda ipotesi senza accorgercene. Adesso possiamo vedere qual è l'ipotesi che stiamo facendo. Perché nella realtà io ho derivata rispetto a dx di k dt su dx. Questa è la relazione che ci forniva lo sviluppo del tetraedro di Cauchy, giusto? Vi ricordate? Era questa.
cioè la derivata parziale rispetto a dx veniva questo. Ora noi abbiamo detto le k sono le stesse, quindi le facciamo, va bene, tutte le stesse le portiamo fuori, attenzione, e le raggruppiamo. Che se non tutte le stesse le posso raggruppare, va bene, ma portarle fuori dal segno del, diciamo, della derivata, cosa vuol dire? Vuol dire che non dipende da x. Se non dipende da x, che cosa, che ipotesi sto facendo da x? Se la k non dipende dalla x, che sto dicendo? Che tutto questo materiale com'è? Quindi attenzione, questa relazione che ho trovato qui è una relazione, e quindi questa relazione approssimata, diciamo, delle, che utilizzeremo quasi sempre, ovviamente, come condizione a contorno, come quando dicevo, parlo, come equazione generale a condizione, è un'equazione che posso applicare nelle due ipotesi di isotropia ed omogeneità, altrimenti la K la devo prendere, la devo rinfilare dentro dove stava. Cioè devo fare, devo scrivere la divergenza di K gradiente di T. Così lo devo, diciamo, mantenere. Non la posso semplificare in questa forma qua. Ovviamente questo, nei tutti i problemi che noi studieremo, che li studiamo a pezzi i problemi, cioè io cosa ho per esempio? Legno, vetro, acciaio, eccetera, faccio a pezzi, applico questa, diciamo, questa equazione, e per ogni pezzo ovviamente analizzo lo stesso materiale e quindi il problema lo risolvo senza portarmi avanti questa dipendenza dalla K che sarebbe scomoda. Chiaro come, come faccio? Sì, chiaro, no? Poi sì, me ne divido in tanti pezzi omogenei e così, diciamo, la cosa, diciamo, non mi dà più fastidio e quindi vale quell'ipotesi che ho messo qui. Attenzione, attenzione, perché questa cosa non può non essere vera anche se trattiamo lo stesso materiale. Perché potrebbe essere la K diversa, anche se sto sempre parlando di legno, sempre parlando di acciaio e così via. Perché? Altra. No, suppone che levi sempre acciaio. Qua dentro, cioè abbiamo detto che noi normalmente i problemi di trasmissione del calore li studieremo dividendoci il nostro dominio in tanti pezzi omogenei e applicando così la relazione semplice che abbiamo messo con la Placiano. E questo va bene, quello che, quindi la doppia ipotesi che ci portiamo è omogeneità e isotropia. Ma attenzione, vi sto dicendo, potrei avere il materiale omogeneo, ma la K potrebbe cambiare con la X. Perché? Se il materiale è omogeneo, perché la K cambia con la X? Ricordatevi che vi ho detto nell'ultima lezione, vi ho detto attenzione perché i materiali possono avere una conducibilità leggermente diversa con la temperatura, giusto? Piccola questa differenza, cioè piccole variazioni della temperatura. Scusate un secondo. Sì, guardate che urli. Quindi dicevo, per quanto piccole queste variazioni esistono, posso avere una conducibilità che è leggermente variabile con la temperatura. Ebbene, se la temperatura qua cambia, da punto a punto potrebbe cambiare a questo punto anche la conducibilità. Allora, quando le K, quando le i gradienti di temperatura sono sufficientemente piccoli, 10, 20, 30, 40, 50 gradi, la K la posso considerare assolutamente costante. Ma attenzione, perché se abbiamo diverse centinaia di gradi, e allora le cose si fanno un po' più complesse e quindi posso avere, anche nel caso di monodimensionalità, posso avere dei, diciamo, dei campi di temperatura non più lineari. Perché? Perché la K non è più lineare, quindi devo ripetere l'integrazione qui con la K che dipende da, diciamo, da X, quindi diventa tutto più complesso. Vabbè? Sul vostro testo è spiegata anche questa situazione. Ovviamente una convessità ce l'avete quando la K è decrescente e l'altra l'avete quando la K è crescente con la temperatura. Quindi a seconda che la K sia crescente o decrescente potete avere una gobba in un senso o nell'altro. Però stiamo andando molto sul raffinato, diciamo, a meno che non vi stiate combattendo con la lotte, quello che dovete ricordare ovviamente è semplicemente la linearità e la K, ovviamente qual è l'ipotesi in cui abbiamo rilevato quell'equazione. Quindi omogeneità ed isotropia, ma isotropia neanche mi serve più qua dentro, perché tutto sommato è un'unica direzione, quindi, diciamo, alla fine è un'unica x, quindi neanche mi importa più, ma se ciò bidimensionale, tridimensionale, mi servirà pure isotropia.
Allora, l'altro aspetto che volevo farvi vedere, oltre che il campo di temperatura, vedete, quindi da quella semplice equazione, noi siamo riusciti a determinare il campo di temperatura, avendo semplicemente le condizioni al contorno. Ovviamente in un caso semplice abbiamo studiato tutto questo. Ma volevo farvi notare anche una piccola altra cosa, che è la seguente. Non solo noi abbiamo determinato dall'integrazione il campo di temperatura, ma abbiamo determinato anche l'acupunto. Perché? Ricordiamoci che l'acupunto è uguale a che cosa? Ragazzi, meno K dt dx in questo caso, giusto? Ovviamente per il tensore, se voglio il vettore, qua c'è la i. Se voglio sapere quanto è grande, semplicemente, quindi qual è il modulo del flusso, è meno K dt su dx. Ma dt su dx ce l'ho, quanto è uguale? Sarebbe c con 1, sta sopra lì, vedete? Quindi, ovviamente, questo è uguale a meno K c con 1, ma c con 1 pure ce l'ho, eccolo là, quindi è uguale a meno K t con 2 meno t con 1 fratto L. E quindi ovviamente questo è uguale ancora a K per T con 1 meno T con 2 fratto L. Oh, che cosa ho ritrovato? Ho ritrovato il flusso nella forma di Fourier che mi diceva per l'astra piana questo era, era ovviamente il mio flusso. Che attenzione ragazzi, è uguale dappertutto, cioè questo acupunto non è funzione di x, è una costante, cioè vedete che è, dipende soltanto da t con 1 e t con 2, cioè non è che x ha cambiato. Se io vado qua, 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 dove vado vado, il flusso resta lo stesso, chiaro? Ovviamente se voglio la potenza devo moltiplicare il flusso per l'area, quindi la potenza, punto grande, sarà uguale a k per a fratto L moltiplicato che cosa? T con 1 meno T con 2. Allora ragazzi, facciamo un esempio. Se io ho una lastra di un decimetro, va bene, con un delta T di 100 gradi, che cosa vi aspettate come potenza termica che fa, che passa per un metro quadrato? Se ho per esempio una muratura, quindi un decimetro di muratura, va bene? Facciamo un... che facciamo? Un tuffo? Facciamo un tuffo, va bene? Un tuffo di un, un decimetro, va bene? Delta T, non so, dicendo che è troppo, delta T facciamo di 20 gradi, va bene? Vediamo che potenza se ne va per ogni, per un metro quadrato di superficie. Così potete capire a casa vostra qualche potenza dovete mettere di un calorifero, se ci fossero 10 cm di parete. Giusto? Questo è un calcolo che potete fare subito, ragazzi. Andate a casa e fate questo calcolo. Ciao, vediamo un attimo qual è la potenza, che calorifero devo mettere nella mia stanza. Giusto? Ok, e facciamo insieme. Allora, se ho 20 gradi qua, 20 gradi sono delta T, l'area abbiamo detto che è un metro quadrato, la K quanto è la K del tuffo, secondo voi? Ordine di grandezza. Qui quant'è? 0,01. Allora l'ordine è 0,01, 01, 1, 10, 100 o 0,63. 0,63. Quello che è 0,1, siamo quasi in giro 1. A casa sua, lui l'ha misurato con un termo possibile, quindi se volete potete poi venite a casa mia. Però voglio dirvi, potete fare una misura con uno strumento di misura che si chiama termopossimetro, che è basato su una termopila, cioè un insieme di termocoppie che voi conoscete bene. Giusto? Ovviamente l'esame di fisica tecnica vi chiederò subito anche la parte di misura, facciamo un esame insieme, combinato. Chi ha fatto prima misura, ovviamente fa misura e fisica tecnica insieme, che si deve ricordare con la parte di misura. Allora, K quindi abbiamo detto facciamo 1, vabbè, giusto per ordine, quindi 1 per 1, 20, L quant'è?
abbiamo detto un decimetro, quindi 0,1, e quindi ho 20, quindi ho quanto? 20 due cosa? Che sono queste? Ho fatto sistema? Questo cosa sono? Uno cosa? Gli ha detto Giovanni, è sparato diciamo, all'istante. Watt, metro Kelvin, giusto? Questo cosa sono? Ah, che cos'è? Metro quadrato. Questo che cosa sono? Kelvin. Beh, questi cosa sono? Metri, giusto? Quindi questo cosa sono? Poi. Per cui se invece di avere un metro c'ho una parete che ho 5, facciamo quanto vogliamo? 3 per 5? Se invece di avere un metro c'ho una bella parete 5 metri per 3 metri, 15 metri, giusto? Dovete moltiplicare per 15 qua. Se invece di avere solo la parete esterna c'ho pure il pavimento e il soffitto, 10, facciamo 5 per 5, 25, più 20 sono 50, più 15 sono la bellezza di 65, quindi posso avere, se ho un cubo, ho qualche centinaio di metri quadrati, diciamo tutto quanto intorno, quindi questi cominciano a diventare 200, quindi capite bene che questi valori cambiano in funzione delle superfici che avete e dei delta T che avete, va bene? Chiaro? Cancello? Allora fate questo esercizio a casa vostra e vedete quanto in ogni stanza, ordine di grandezza, che cosa dovete andare a mettere. Va bene? Se non aveste finestre, se non ci fosse tutta una serie di altre cose. Giusto per vedere se più o meno vi trovate con la potenza del vostro pavimento. Allora, ritorniamo alla nostra situazione, volevo farvi vedere un'ultima cosa, ragazzi. Il flusso è uguale, attenzione, perché c'è una situazione molto interessante che riguarda, non ce la farò mente ultima, delle lastre uno dietro l'altro, va bene? Supponete invece di avere soltanto il tuffo, avete un pezzo di tuffo, avete un pezzo per esempio qui di isolante, polistirolo, e avete un bel mattone forato, va bene? Tre cose uno dietro l'altro. Allora, ovviamente, in tutti e tre, voi conoscete la temperatura qua, la temperatura qua, la temperatura qua, la temperatura qua. Se avete questi valori di temperatura di volta in volta, per esempio, potete potete ovviamente pezzo per esempio risolvere il vostro problema. Quindi se avete 1, 2, 3, 4 la cosa diventa estremamente facile. Però c'è un aspetto che può rendervi ancora più semplice il problema nel caso in cui non conoscete le temperature intermedie, perché normalmente, ragazzi, voi conoscete la temperatura all'interno e la temperatura all'esterno, ma un termometro dentro al tuffo come ce lo mettete? Prendete il martello e si rompe il termometro. Magari per quella apertura, si può fare il buco, ma il buco poi ti cambia, ti altera la monodimensionalità. Allora, e invece non serve niente, non ti serve. Potresti anche conoscere soltanto le temperature e T1 e T4. Vediamo perché. Allora, supponiamo, ovviamente se stiamo in condizioni rigorosamente stazionarie. Se stiamo in condizioni stazionarie, che cosa posso dire? Che la potenza termica che esce da qua è uguale alla potenza termica che entra da qua, giusto? Cioè le potenze termiche, i flussi anche, perché siamo in monodimensionale,
con il regime cartesiano. Il flusso che entra da qua è uguale al flusso che esce da qua. Idem per qua. Va bene? Quindi avete una eguaglianza dei flussi lungo tutta questa, diciamo, la superficie. E ovviamente, se no, altrimenti cosa succederebbe qua? Se non fosse il flusso, diciamo, ingresso uguale al flusso in uscita. Poi, se non ci fosse il flusso ingresso uguale al flusso in uscita, qui, cosa si avrebbe? Avrebbe un buco nero, no? Avreste un sink. Cioè, o una generazione o un buco. Cioè, o un buco, diciamo, in cui se ne va l'energia e finisce nel nulla, e noi sappiamo che l'energia è conservativa, oppure una generazione qualora ne esce di più. Allora, noi abbiamo detto che in questo caso nella muratura non ci stanno segreti, non ci stanno, diciamo, dentro né dei frigoriferi, né ci sono ovviamente delle resistenze che riscaldano. Vabbè, non è la coperta Intec, giusto? Che non ci sta dentro il segreto della, diciamo, della essere, che se c'è la coperta ci sta, ovviamente ci sta la generazione, giusto? Allora, diciamo, quindi è evidente che lì i flussi non si guardano. No ragazzi, cioè, io diciamo, scherzo, ma non scrive, voi realmente così, voi dovete progettare questi oggetti. E voi li progettate con queste relazioni. Cioè non si scappa, io veramente utilizzate questo. Noi prima stavo ragionando con loro la diffusività del piatto di pasta e patate. Quindi per fare capire la diffusività del piatto di pasta e patate. E dopo di noi. Allora, ritorniamo a noi ragazzi. Allora, quindi quando pensate a questa cosa pensate a dei problemi concreti. Va bene? Quindi tenete in testa la muratura. Allora, in questo caso che cosa possiamo scrivere? Che il flusso che passa, quindi Q con 1 che passa qua, quanto è uguale? Q con 1 a quanto è uguale, ragazzi? Allora abbiamo scritto sopra, è uguale a T con 1 meno T con 2 fratto L con 1. Per ancora devo scrivere K1, giusto? Perché qua c'è un K1, un K2 e un K3, cioè tre diversi materiali. Bene? Q con 2, quello che passa qua dentro, a quanto è uguale? È uguale a K2, T con 2 meno T con 3, fratto L2, giusto? E quindi questo sarà, diciamo, il flusso che passa, diciamo, nel secondo strato. Flusso che passa nel terzo strato, K3, che moltiplica T3 meno T4, fratto L3. Ora questi tre flussi sono uguali, ragazzi, giusto? Quindi che cosa posso scrivere? Che me ne vado sopra. Che il flusso Q è uguale a che cosa? A T con 1 meno T con 2 diviso, attenzione, posso chiamare, vi ricordate l'altra volta come ho chiamato L con 1 su K1? L'ho chiamata resistenza termica. Allora attenzione, noi abbiamo due tipologie di resistenza termica, possiamo individuare in due modi. O la resistenza termica R grande o la R piccola. Attenzione a non confonderlo. Allora, R grande a cosa era uguale? Era uguale a L1 diviso K, L diviso KA. R piccola era semplicemente la resistenza per unità di area, quindi L diviso K. Bene? Analogamente potete anche, diciamo, oltre a definirvi delle resistenze, l'altra volta vi ho anche definite le trasmittanze. Che cosa erano le trasmittanze? E lì facciamo questo, diciamo, della resistenza, è 1 su R, quindi è K con A diviso L. Quindi se io voglio sapere il flusso, moltiplico la trasmittanza per il delta T e ottengo il flusso. Se voglio, diciamo, se invece voglio ragionare in termini di resistenza, per avere il flusso diviso il delta, diciamo, divido il delta T per la resistenza. Va bene? Quindi questo lo posso anche vedere come delta T fratto R, giusto? Anzi, R piccolo, perché qua c'è Q. Se c'è Q grande, devo fare delta T diviso R grande. Ci siete? Sì. Posso scrivere là sopra, a questo punto, in termini di resistenza? Sì. Allora, quindi questo cosa c'è diviso? L con 1 fratto K1. Va bene? Ovviamente lo potrei anche
fare con Q grande e mettere qua dentro A, semplicemente A, perché l'aria è uguale dappertutto. Quindi attenzione, qualche testo ci sta la R piccola, in qualche testo c'è l'R grande, ma finché stiamo in geometria piana il discorso è equivalente. Attenzione a fare questo discorso in geometria cilindrica, perché non è più vero. Quindi questo è uguale ancora T con 2 meno T con 3 diviso R2 uguale ancora a T con 3 meno T con 4 diviso R4. Ora questo flusso è sempre lo stesso, per cui che cosa posso dire? Che T con 1 meno T con 2 è uguale al flusso Q moltiplicato R con 1. T con 2 meno T con 3 è uguale a che cosa? Al flusso Q per R con 2, e T con 3 meno T con 4 è uguale al flusso Q per R con 3. Giusto? Ho moltiplicato, diciamo, questo R1 quindi per Q, R2 per Q, R3 per Q, ma il Q è sempre lo stesso. Se vado a sommare membro a membro questo, che cosa esce? T con 1 meno T con 4 è uguale, flusso lo metto in evidenza, che moltiplica R1 più R2 più R3. A questo punto ho ottenuto un risultato molto interessante. Ragazzi, qual è il risultato, diciamo, che ho ottenuto? Che anche se il mio strato non è omogeneo, io posso ricavare il flusso termico conoscendo le singole resistenze. Quindi posso dire, se voglio ottenere il flusso conoscendo non le temperature intermedie, ma semplicemente quelle finali, T con 1 e T con 4, basta che posso ottenere il flusso o la potenza termica, il che è lo stesso. Il flusso lo ottengo così: Q punto uguale a T con 1 meno T con 4 diviso R totale. La potenza termica Q punto è uguale a T con 1 meno T con 4 diviso R totale, dove le R sono semplicemente la somma delle resistenze dei singoli strati. Va bene? Quindi alla fine si può fare un'analogia elettrica, gli elettrici si capiscono perfettamente di cosa va, dove il flusso chi è? È la corrente, ovviamente. E qual è il potenziale? Chi è? La temperatura qua, e quel potenziale a voi chi è? È la tensione, è la differenza di tensione, di potenziale tra, diciamo, tra le facce, giusto? E la resistenza non è la resistenza elettrica, ma la resistenza termica. Quindi c'è un'analogia elettrica in cui ciascuno di questi oggetti, per i meccanici magari questo non dice nulla, ma hanno fatto elettrotecnica, quindi se lo devono ricordare per forza, è come se ci fosse una resistenza in serie, giusto? Molto facile, ritrovati, per voi elettrici c'è una passeggiata. Quasi. Allora, dove queste sono le resistenze R1, R2 e R3? Noi aggiungeremo, poiché normalmente, posso cancellare qua ragazzi? Aggiungeremo a questa situazione, aggiungeremo un'altra, diciamo, situazione, che è la seguente: accanto a questi tre strati, 4, 5, quanti ne volete, normalmente voi non conoscete la temperatura della parete, ma conoscete la temperatura dell'aria che sta all'interno e dell'aria che sta all'esterno. Perché? Perché di solito d'inverno io ho il termostato con l'aria che lo voglio a 20 gradi, quindi avete i 20 gradi qua, e avete qui cosa avete? La temperatura esterna, cioè avete il, diciamo, il sensore di temperatura, diciamo, il termometro che sta fuori casa, che vi dice temperatura di, oppure, diciamo, le condizioni meteorologiche, che vi dicono la temperatura esterna meno 5, va bene? E quindi avete normalmente T interna e T esterna dell'aria, non avete la temperatura delle pareti. E allora cosa farete? E dobbiamo aggiungere a queste resistenze, dobbiamo aggiungere altre resistenze, quali? Questa qui e questa qua, cioè la resistenza interna qua, R interna, e la resistenza esterna qua. A quanto sono uguali queste due resistenze interne ed esterne? Ricordiamoci la legge di... la legge di Newton. Quanto è uguale questa qua? Quanto è uguale? Qui. Quanto è uguale questa? Il primo spazio, che resistenza c'ha?
passate più secondi, ragazzi. E le, guardate, guardate, non ci sta più, l'ho cancellato. Questa è L con 1 su K1, giusto? Okay. Questa è L2 su K2. Questa è L3 su K3. Questa quant'è? L'avete già vista l'altra volta. È 1 su H interna. È l'inverso della conduttanza. Giusto? Questa quant'è? È 1 su H esterno. Quindi, quando dovrete andare a valutare la vostra potenza termica lungo tutta una muratura in cui ho la temperatura interna e esterna, non la temperatura di parete interna e esterna, che cosa dovete fare? Dovete fare temperatura interna meno temperatura esterna, attenzione, non di parete, perché quella di prima era con la temperatura di parete, questa è con la temperatura dell'aria all'interno e all'esterno, cioè qui e qui. Diviso cosa? La resistenza totale, scriviamo tutti i miei termini di questa resistenza totale, quanto saranno uguali? Ovviamente questo dobbiamo moltiplicare tutto poi per l'aria, attenzione. Quindi questa sarà uguale a 1 su H più sommatoria di L con I su K con I più H interno 1 su H esterno. Quindi questa relazione potete, diciamo, utilizzarla ogni qualvolta avete una parete con N strati in serie con aria o acqua o quello che volete, con delle conduttanze convettive all'interno e all'esterno, dove i valori delle resistenze interne e esterne le potete ricavare, quando vedremo poi, studieremo la convezione, potete ricavarli facilmente attraverso delle relazioni specifiche, oppure sono note a priori, perciò ve le si dà queste cose. Ovviamente qualche volta questa stessa relazione la trovate anche scritta in quest'altro modo, è la stessa cosa, ragazzi. L'aria la potete pure mettere qua dentro, è tutto equivalente. Qualche altra volta invece di tenere l'aria qua davanti la mettete sotto qua, è la stessa. Sono scritture equivalenti della stessa relazione, perché l'aria in ogni strato, ragazzi silenzio, l'aria in ogni strato ovviamente in questo caso è uguale. Va bene? Un metro quadro qua corrisponde a un metro quadro qua, così. Va bene? Quindi posso sia metterlo in evidenza, lo metto qui, non lo metto dentro, la stessa cosa. Come varia la temperatura in questi strati? L'andamento della temperatura farà così. Siete stanchi, quindi non vi faccio più la temperatura cinematica. Contenti? Allora, questa è la prima caduta, cioè cade in modo non lineare la temperatura. Questo è il primo. Poi cadrà con una pendenza che dipende da cosa secondo voi, ragazzi? Cioè se la resistenza è molto grande, che cosa succede? Se questa resistenza è molto grande, che cosa vuol dire? C'è un isolante, giusto? Perché la K, che diciamo, qualcosa sarà molto piccola nel caso di isolante, no? 0,1, 0,01, e quindi la resistenza sarà molto grande. Se la resistenza è molto grande, proprio il flusso è uguale, il flusso è delta T R, giusto? Quindi il delta T è ovviamente, diciamo, avete la Q è la stessa, se Q è la stessa, voi avete delta T ed R per ogni strato, quindi se la R è grande, come sarà il delta T? Se Q il flusso è lo stesso? Più grande, giusto? Quindi qua quando è un isolante scende così, quando invece è un conduttore, diciamo, se ne va così. Quindi voi avete le cadute di temperatura più elevate dove il materiale è un isolante, dove avete dei conduttori ovviamente se ne va più lentamente, chiaro? Per questa legge qui, che ovviamente vi fa capire che a parità di flusso ovviamente le pendenze maggiori le trovate ovviamente laddove le resistenze sono più grandi. Se questo è 1, se il flusso è 1 watt a metro quadrato, ovviamente è chiaro che se avete resistenza 10 avete delta T 10, se avete resistenza 1 avete delta T 1, chiaro? Quindi quando vi chiederò qua c'è un isolante, qua c'è un conduttore, mi fa vedere, diciamo, il gradiente di temperatura come varia? Molto semplice. Adesso all'esame diventa tutto un po' più complesso. Ultima cosa che vi lascio, oltre alle resistenze in serie vi verranno proposti degli esercizi con delle resistenze in parallelo,
Cosa cambia quando voi invece senza inserire avete in parallelo? In parallelo avete una cosa di questo tipo. Invece di avere queste lastre una dietro l'altra, le avete una sotto l'altra. Quindi avete 1, 2 e 3. Che cosa succede qua? Se avete una temperatura imposta qua e una temperatura imposta qua, e qui che cosa succede? Lì si sommavano le resistenze. Qua che cosa si sommano? Si sommano le trasmittanze. Quindi qua avete che 1 su R totale è uguale a 1 su R con 1 più 1 su R con 2 più 1 su R con 3. Trovate? Quindi se vi capita un esercizio di questo tipo, attenzione a non confondere la serie col parallelo, perché è evidente, è chiaro che qui il flusso totale non è, diciamo, è la somma dei tre flussi. Quindi abbiamo tre flussi diversi, delta T sono gli stessi e quindi ovviamente si sommano. Possiamo fare la stessa dimostrazione che prima abbiamo fatto nel caso, diciamo, della serie, possiamo rifarla sul parallelo, ma la lascio a voi, alla vostra, diciamo, alla vostra pazienza, lascio questa, diciamo, questa relazione. Attenzione però, perché mentre qui abbiamo vale, questa relazione vale sia, l'area è la stessa, quindi possiamo scrivere sia R totale uguale R1 più R2 più R3, e possiamo anche scrivere R totale uguale R1 più R2 più R3. Qui non lo possiamo più fare, attenzione, perché non è detto che le tre aree di queste cose sono uguali. Quindi attenzione, queste R sono le resistenze, quelle complessive. Quando fate gli esercizi, attenzione, o mettete sempre R grande, non sbagliate mai, oppure attaccate il cervello e dite: ma l'area resta la stessa, se qua fare R piccolo, qua non lo posso fare. È chiaro perché? Perché queste aree possono essere questa di 10 metri quadrati, questa di 20 e quest'altra di 5. Quindi non potete, diciamo, mettere in evidenza l'area qua. L'area, diciamo, è diversa in ciascuna situazione. E quindi diverse sono le R grandi rispetto alle R piccole. Ragazzi, fermiamo.